Ora parliamo di vino e eccellenza. La cooperativa produttori Erbaluce di Caluso spegne le sue prime 40 candeline, un traguardo importante sottolineato con un convegno in cui è stata ripercorsa la storia dell'Erbaluce, del passito di Caluso, diventati DOC nel 1967 per poi ottenere anche il DOCG 3 anni fa e del Canavese Rosso. La cooperativa conta oggi 160 soci che rappresentano circa l'80% dei produttori vitivinicoli di Caluso, distribuiti in una superficie vitata di circa 60 ettari. Sentiamo. Cerchiamo di far conoscere il più possibile l'Erbaluce, soprattutto qua nel nostro territorio, ma nulla ci vieta, anche perché gli sbocchi commerciali ci sono, farla conoscere sempre di più all'estero. Come ho detto prima, Stati Uniti, Germania, Francia sono sicuramente mercati che ci stanno cercando il prodotto e cerchiamo sempre più di portarlo in questi paesi. Volevo solo dire ancora una cosa sull'Erbaluce, che è uno dei pochi vitigni dove si riesce ad avere tutte le declinazioni, cioè dal fermo allo spumante al passito, con un unico vitigno. E questo è un vanto, è un orgoglio per noi della cantina produttori Erbaluce. L'Erbaluce è un grande vitigno, è un vitigno di questa zona e ne rappresenta tutte le caratteristiche positive del canavese. Ne rappresenta la storia, ne rappresenta la tradizione, il paesaggio ed è un vitigno molto plastico con cui si ottengono molti vini, molte tipologie di vini che vanno valorizzati e che devono far parte del patrimonio del Piemonte, del Canavese e del Caluso in particolare. L'Erbaluce è un vino molto particolare, il vitigno che lo genera ha una forte struttura acida e questo gli conferisce longevità. Inoltre ultimamente si è dimostrato capace di produrre dei vini abbastanza longevi, questo gli sta dando, lo sapevamo già perché il Passito è un vino di grandissima capacità di invecchiamento, ma si sta dimostrando allo stesso modo molto longevo sia sugli spumanti metodo classico e qualche azienda si sta avviando nel produrre dei vini anche bianchi secchi da consumarsi non più giovani ma con una certa stagionatura. Questa è una parte di novità, diciamo, delle conoscenze dell'Erbaluce che stanno venendo fuori sulla base delle conoscenze più recenti. Ovviamente come vini bianchi da consumo giovane la possibilità di andare su mercati stranieri è un po' limitata perché i meccanismi dell'esportazione richiedono dei vini che resistano un po' nel tempo. L'Erbaluce può proporsi come effettiva alternativa a grandi vini bianchi che vengono venduti dopo 2 o 3 anni dalla loro produzione.